guardare il mano, mi hai idea? La cosa è che la regina vagabonda si trova là. Io chiedo di potersi fare partire con una povera donna. Ma che ti succede, Rossi? Te l'ho sempre detto, non avevi cura facendo tutto questo piatto. Ma delle volte riesce e dice battendo gente di bronzo. Dico io, basilista, che stasera sono in piedi. Non voglio mettere sotto. E la lunga. Thank you.
mi ha colpito. Uomini e donne banchettano insieme. È più piacevole per un uomo banchettare al fianco di una donna, specie se benigno di lei, o che, essendo essa fanciulla da marito, si presenti per la prima volta per tutti gli uomini. Ma io non sono di bene, per sedire alla messa del me. Ma già, senza mi bene. Thank you.
Raniera, sei tu un'idea? Il mio porta chef! Nella casa di Giada? Tu sia benvenuto! Su, su, preparati! A me, il nostro stesso cane. Presenti, quando può aprire questa casa, che almeno ti posi l'occhio benigno. Se non vorranno stare. No, no, e tu, straniera, non ti accostare. Io non mi trovo qui per assaporare i tuoi beni. Creo, io non ti sapevo così a tutto da portare i briganti dello stesso anno. Tu, prendi una casa, consacrata dalla mia vita. Devo insegnarti io, padre, il rispetto che si deve a una famiglia e che si è posta sotto la tua tutela, sopra la tua città. Parla caldo, Creo. Prima di tutto è per iscrivere altri e poi la possiede anche contentissime. Potente, come tu, neppure immagini. C'è una pazienza che ha mostrato fin qui, mi stupisce. Mi avevano avvertito che l'idea è audace, le sue parole. Già sono io che ho forse abusato della tua ospitalità. È molto. Se qualche navigante affondando a Corinto si ricorda di noi e le faccio. Incalza, è proprio questo che mi piace a Creo. Bene questa fama. Sono informato. Esse sono legittime. Beh, tu sai cosa siano le visite partendo da qui. Vengono a chiedere il favore. Questo perché ti sono esperto in molti altri. Tu puoi, per i giovani e i vecchi, tu puoi fornire figli portentosi, evocare i morti, prevedere il futuro. E non vi sarebbe bisogno di molte parole, veramente. I pensieri degli altri non hanno misteri, per me. A questo punto potrei anche andarmene, puoi dire tutti. Anzi, hai già un'idea. Certo, bella compagna. Ma somiglia a tutte le povere donne. Vale davvero la pena di avere in sé qualche cosa di divino. Sempre, quando il potere di un uomo straordinario, serve agli altri e non a loro stessi. Così hanno voluto gli dèi. Non indovini? Non Creo. Quindi, io tengo. Devi lasciare questa città. Tu voli quanto io desideravo da tempo. Tutto era già pronto per la nostra partenza. Sono contento che tu lo abbia già pensato, non per nulla di credere in tutto. Io stesso ho portato il decreto che non è soltanto mio, ma del popolo. Il popolo muore per il suo prodotto. Teme che la tua presenza possa suscitare qualche catastrofe. Niente di meno che la luna si stacchi dalla volta celeste e cada qui su Corinto. Sì, insomma, fammi capire. Non scherzare troppo, che ho su queste faccende. Non sai che cosa è che si è capace. D'altra parte, tante visite frequenti, mercanti, naviganti a questa casa alimentano il sospetto. Se vuoi accettare che la questi, i ragazzi, i sacerdoti, i predatori, la gente che tengono. Ci sono troppi audaci che vanno in mente a tutti. E ora il popolo vuole vivere in pace, con suo lavoro. Tra di voi dovresti dire il munizione del suo capo. Non sarò io mica di progresso, ma la gente vuole starsene tranquilla. E più si apre le vie del mondo, più la gente si. Ma ti resta ancora qualcosa da indovinare, Elea. Sposerà Cremisola.
mia figlia. E ci sposo con lei anch'io! Tu partirai prima che sia condizione. I figli di Giasso. Vuoi figli? I figli di Giasso che saranno eredi di un regno. È accaduto quello che vedeva temeva. Ora non sarà più in angoscia. È ora che si scateni Medea e che mostri di cosa è capace. La mia padrona lei. Gira che non trova la sua strada per scoppiare la casa, che è assai simile alla vecchietta degli dèi. E dove andrò? Nella tua patria. Tu hai una patria. Non mi almeno preoccupare di quella che mi hai portato qui. Non è giusto. E mi lasci come una vagabonda. È stato lui a strapparmi alla mia. È stato lui ad indurmi a tradire mio padre. Io ho tradito la mia madre. Lei ha tradito la sua patria? Dalla guerra civile e la strage del suo esercito. E lui, perché lo amava, e amava in lui un mondo libero dai terrori. Per lui, perché lo amava, e amava in lui un mondo libero dai terrori. Trovato il tesoro dello Stato. Per lui, che ti ha fatto vita la Grecia degli uomini, lui, i mostri, e gli dice. Per lui, ed egli ha fatto ricca la Grecia. Ucciso tuo fratello. Per lui, per salvare, perché mio padre avesse da piangere suo figlio e non ci inseguisse dalla sfortuna. Per lui, per salvare Giasso. Ci sono dimenticato con un figlio di Giasso che aveva usurpato il trono di mio marito. Questi, e tu conti come vedi, avrò tutte imprese straordinarie. Yes. Allora, se te lì ci sono, consegnami il mio marito intero, lui, Giasso. Perché aveva usurpato il trono di suo marito. Giasso è un campione della Grecia. E tu? Sei una vagabonda, invisa, spaventata dal popolo, il sospetto di te e di tu stessa con le parli di tanti grilli. E io, ricco, come restituì alla Grecia i suoi 50 compagni di impresa di anni. Uno solo, tempo, il complice di quello che tu chiami lì, chiedeli chi sono, se mi togli. E chi difenderà i suoi figli? L'età in cui hanno bisogno di tuo padre. Andiamo pure a fare a voi. Ma là dove il padre costruisce un muro, o pianta un tetto, o si mette la difesa del suo popolare, là è la sua fama. E non pregherà, ma sognerà di diventare la mia. Sembrerà che egli sia in lotta con il padre. Si giudicherà più forte, più alto, più audace di quanto mi voglia. Si accorgerà di pensare e piacere con il padre. Il cuore e le mani, il suo padre.